Oggi sulla panchina del Dallara, perché la sua squadra tra poco entrerà in campo. Come stanno andando le due avversarie? Chi preferirebbe incontrare? Ma guarda, non saprei, perché mi sembrano forti tutti entrambi, pertanto adesso io non conosco i miei compagni, ma vedo che sarà durissima. Noi vogliamo sapere che ruolo gioca, in che ruolo gioca. Beh, un ruolo ormai non esiste più, dico gioco in mezzo al campo, via. Matteo Di Linkem, uomo Sky di questi primi 5 minuti di partita. Che emozione è giocare al Dallara? Grandissima, grandissima. Poi sono andato anche in gol, quindi è ancora meglio. Hai un avversario che preferiresti incontrare tra le due che hai visto in campo fino adesso? Quelli che hanno perso, quindi c'è una squadra che sta perdendo da 2 gol, quindi direi loro. Com'è andata questa prima parte di partita? Bene, c'è un problema organizzativo. Io sono sempre più vecchio e gli altri sempre più giovani. Questo va detto ad Andrea Battacchi e Christian Winterling, eh. Questo è un problema. Vogliamo sapere che cosa suggerisce al Cenero come alimentazione tipica dello sportivo in queste occasioni. Se mi dai il tempo di chiamare dentro ve lo faccio sapere. Sì, io ringrazio Sinise che mi ha dato l'opportunità oggi di visionare alcuni giocatori. E in questa partita sto notando che abbiamo delle buone individualità e abbiamo un 1958 che sulla fascia potrebbe andare bene, abbiamo un centrocampista del 1937, secondo semestre, molta esperienza, piedi buoni, gioca un po' all'antica, ma secondo me si potrebbe integrare bene di fianco a Dix, di fianco a Pulgar, sicuramente sì. Volevo ringraziare in particolare per il lavoro svolto quest'anno Christopher Winterling e il mio compagno di tutte le domeniche Enrico Forni, e un ringraziamento particolare a tutti i ragazzi dell'area commerciale, anche a te Gloria che ci hai assistito ogni domenica. E niente, ringraziamo il Bologna per questa bellissima iniziativa. Anche oggi abbiamo incontrato un sacco di amici e un sacco di partner. Grazie a tutti. Sono con Federico Monti di Mare del Mare Bolognese, che ha appena giocato e vinto questa prima partita, tra l'altro non ha neanche segnato. Com'è andato comunque in campo? È stata molto combattuta, perché siamo finiti sotto 2-0 e poi abbiamo recuperato fino a 4-3, ma non per merito mio, ovviamente non ho segnato. Una domanda che tutti i tifosi presenti oggi sugli spalti del Dallara si stanno facendo: perché in campo non c'è l'obbligo della cuffia? Non lo so, adesso chiederemo in giro del perché. È una grande emozione segnare al Dallara, sotto la curva Andrea Costa, abbiamo vinto 4-3 come Italia-Germania più o meno, insomma diciamo che è una partita epica tipo questa, poi lasciamo stare i 2 gol che sono stati casuali, quindi insomma fortuna, grande fortuna. Qual è il gusto di pizza che ti senti di suggerire a uno sportivo per dare il tutto in campo? Ma sicuramente la margherita, il grande classico non sbaglia mai. Speravo di vincere, ma in realtà ecco, ero anche in difesa, ho beccato un bellissimo gol, bravo lui, però ecco, immagino la soddisfazione almeno di farlo qua al Dallara sia stata grande. È comunque una bella emozione giocare qui, in uno stadio in cui hanno giocato tantissimi campioni, tra cui appunto, non so, Baggio, Cruz, Signori, tanti altri, quindi una bella emozione. Giacomo e Marco, voi siete il nostro team eSports rosso-blu, quindi di solito giocate con i videogiochi indossando la maglia del Bologna. Oggi però vi abbiamo visto in campo. Come ti trovi meglio? Vabbè, ovviamente sono più bravo con le mani che con i piedi, però ho giocato a calcio tanti anni e giocare qui al Dallara è un'emozione bellissima. Come ti sei divertito a fare questa esperienza con i vari sponsor? Sì, mi sono divertito molto, peccato non aver segnato, ma proveremo la prossima partita. Mi sono sbagliato un gol abbastanza clamoroso, però meglio con le mani che con i piedi. Ok, vogliamo vedere le vostre mani a questo punto. Queste sono mani che lavorano, mani che segnano gol, e non sono le mani di Maradona. Okay.